Ragazze, ciao ragazzi. Allora, stasera video che cosa c'è nel mio super beauty? Sono stata un paio di giorni a Siena perché mia cugina ha battezzato la sua ultima bambolina e quindi mi sono portata un po' di cose che mi sono servite per truccarmi, ritoccarmi il trucco. Non troverete il dentifricio perché ovviamente l'ho preso quello a casa di mia cugina e lo spazzolino perché già sta in bagno. Mi sono dimenticata di prenderlo praticamente. La prima cosa che vi faccio vedere sono le mie due pinzettine, quella fashion a forma di fiorellino e quella per i ciocchetti davanti a forma di cuoricino. Ovviamente mi servono per tirar su i capelli. Poi subito sopra troviamo le salviettine struccanti, sono della Donna Care, è un prodotto italiano, effetto spugna nuova trama, ipoallergeniche, dermatologicamente testate, 40 pezzi, 3 in 1, strucca, idrata e protegge senza alcol. Visto che è la seconda volta che inizio questo video dimenticandomi quello che vi volevo dire all'inizio, ve lo dico ora dopo avervi mostrato già le salviette. Dei prodotti che esiste la recensione sul canale troverete qua sotto la fila dei link che vi rimanda al video della recensione al minutaggio esatto. Lo stesso dicasi giù nell'info box, il link a fianco alla denominazione del prodotto, il link che vi rimanda al video della recensione più il minutaggio se vi interessa sentire ciò che ho da dire. Ormai sto impazzendo. Poi ho portato l'acqua termale della Roche Posay, è la mia acqua termale del momento, mi sta piacendo abbastanza, vi devo fare anche la recensione perché se non sbaglio non l'ho ancora fatta di questa, però mi sta piacendo. Poi della Clinians l'Hydra Basic, un gel detergente rinfrescante con minerali e acqua di tè bianco per pelli normali e miste, il detergente viso. Poi, in questa pochette che era della mini piastra per capelli, ho messo le cose tipo matite, eccetera. Prima di tutto ho portato della, oddio, non si legge più, Shaka, il correttore verde in stick, cioè in penna, ma si gira come uno stick praticamente. Poi la matita per le sopracciglia della Yves Rocher con il pettinino per metterle in piega. L'eyeliner non c'è scritto più, forse sotto, Kio Dispari è il mio eyeliner nero. Il set da sopracciglia della Essence, mi è rimasto soltanto il colore scuro. Un lucidalabbra color carne della, non c'è scritto più, non mi ricordo, Free Edge se non sbaglio, comunque la numerazione è 03. Poi la matita della Kio Dispari, quella nera. Un lucidalabbra rosso della Yves Rocher nella colorazione 32. Una matita in un rosso marroncino della Rebecca Makeup. Dovrebbe essere il numero da qualche parte. Color 148. L'unico riferimento numerico che ho a disposizione, devo fare anche la punta. Io praticamente prima di partire tutte le matite faccio la punta, torno a casa e ovviamente sono senza punta. E infine un rossetto color carne della France Mondier Terme di Trepole Bio, è un rossetto vista anche per finile color carne, è il numero 4. Continuando a buttare le mani all'interno della pochette, troviamo Neutro Roberts, il mio, come si chiama? Deodorante. Poi, ancora, sono tutta la rinfusa. Questa trussettina della Pupa, ci mancano diversi colori, ma mi sta piacendo tantissimo questo color marrone. Aspettate, si vede? Sì. È un color marrone rossastro, mi piace tantissimo per gli smoky diurni. Ora,
piedo, devo cercare un fazzolettino per pulirmi ardidino. Comunque stavo dicendo, mi piace tanto per gli smoky sia diurni che notturni, perché poi di notte poi aggiungo un po' di nero all'angolo e intensifico la situazione, ma di giorno è un colore che mi fa evidenziare molto gli occhi azzurri, perché ovviamente c'è del rosso che in contrasto con l'azzurro lo porta molto fuori. Poi la mia crema idratante della Sant'Angelica, mamma che bel profumo che ha questa crema. Poi il mascara Top Coat, quello nuovo di Kiko, il volume e Definition Top Coat Mascara. Poi della Debbie l'Eye Primer, che non vedo l'ora che finisca, lo dico ogni volta che lo mostro, ma è la realtà dei fatti. La palettina della Cuties Paris My Secrets, i miei segreti, questa qua, vi ho accecato, che sto utilizzando, è quasi alla fine, il color chiaro che uso sotto la palpebra in tutti i trucchi degli ultimi 2 anni, forse? Probabile. Poi della Maybelline, la mia cipria del momento, della Finiton, la mia è la numerazione Dark Beige 42, è un pochino scura per me, ma io la uso con un pennellone, quindi poi sta anche per finire. Quindi l'effetto non è così, non si distorce così dalla realtà, perché me l'hanno regalata, la volevo usare, quindi l'ho messa in uso. Poi all'interno di questo sacchetto per alimentare c'è un pezzo di una trousse della Pupa, scusate il caos un attimo, praticamente è un pezzo di una trousse Pupa, adoro usare questo rosa cipria molto chiaro, quasi molto freddo, è quasi un lilla, ma mi piace tantissimo. Se mi piace, mi piace, quindi l'ho staccato e me lo sono portata. Poi ho portato il portapennelli della Essence con alcuni pennelli all'interno, ora ve li faccio vedere. I pennelli che ho portato sono questi. Ho portato un flat bookie tagliato obliquo, questo è della Seta Blu per il fondotinta, perché volevo un effetto wow. Poi ho portato un pennello morbido per il fard, che devo lavare. Ho portato un pennello ampio per la cipria, che anche questo è da lavare, perde anche 2-3 peletti. Un pennello piccino per fare il contouring, il miglior pennello che ho trovato per ora per fare il contouring per le fotografie, viene molto naturale, lo uso spesso quando devo fare fotografie perché è tagliato così, quindi vado così con la parte, vado a mettere la terra per fare il contouring, poi giro il pennello e vado a sfumare, mi fa un effetto molto naturale che mi piace tantissimo. Un pennello a setole sintetiche per applicare il correttore sotto gli occhi per avere un effetto molto coprente. Un pennello a sezione piccina per cose di precisione, mettere l'ombretto sulla matita nera, tirare linee sopra, fare piccoli lavori di precisione con il nero alla punta. Poi un pennello a sezione C morbido per l'illuminante sotto l'arcata, il pennello da sfumatura di Kiko il 200, che è l'unico pennello da sfumatura che ho, però ne ho provati diversi, mi piace tanto, e il pennello da smoky, sfumatura smoky della Essence, della collezione vecchia, che adoro. Adoro, mi aiuta quando voglio iniziare a preparare la sfumatura con lo scuro nella piega, praticamente ci passo questo, scusate il telefonino, e inizio a sfumare, poi do l'ultimo ritocco con questo di Kiko e l'effetto è veramente graduale, piacevole, sistemato, anche per chi come me è un'inceppata del make up, non è che sono questa grande artista, però. Poi ho portato questo pennello doppio, non so se si vede, da una parte c'è l'applicatore e dall'altro il pennello angolo. L'ho portato perché dovevo truccare mia cugina, quindi la mamma della feseggiata, e avevo pensato di ricrearle uno smoky, ma
marroncino con la parte praticamente che contorna l'occhio con il nero e quindi dare intensità agli occhi con il nero. Le è venuto benissimo, io non sono questa grande intenditrice, però l'effetto in foto mi ha detto il mio cugino che ha fatto il fotografo dell'evento, che è venuto molto bene. Poi, continuando a buttar mani all'interno del beauty, il mio shampoo della Schultz, shampoo ravvivante ultra delicato. Poi è uscito anche il balsamo della Schultz, nuova formula balsamo ravvivante capelli più morbidi. Questa è la mia combo quotidiana o comunque per gli shampoo un pochino più frequenti. Poi utilizzo quello extra lisciante della G-Cube, ma quando voglio proprio un effetto. Poi, pettine a denti larghi in plastica per non strappare i capelli. Il mio piegaciglia, poi la palette di correttori della Wet n Wild. In questo momento sto usando tantissimo, non so se si vede, l'illuminante, mi piace tantissimo l'effetto, anche se mi evidenzia un pochino i pori, ma con la sera quando mi trucco bene metto l'illuminante, l'effetto è veramente bellissimo. Il rosa mi aiuta molto a correggere in questo periodo le occhiaie perché ce l'ho di un color strano perché sto dormendo poco visto che ho iniziato a lavorare, quindi ho bisogno di correggerle abbastanza. Il mio mascara del momento è della Deborah, il mascara pure volu puro, volume estremo che ancora devo capire se mi piace o meno, lo sto usando da poco. Poi il correttore per le imperfezioni delle Ofidre, è rimasto il culetto e sta qua dentro, lo sto finendo. La mia base, quella della Essence Lola About Matte, mi piace tantissimo, mi rende la pelle super opaca, mi fa resistere il fondente per 25 ore su 24, quindi mi piace tanto. Il mio super magico crema contorno occhi della Jafra. Se guardate la recensione capite perché amo questo prodotto. Poi il fondotinta della Yves Rocher, il Pure Light, quello mi piace tantissimo. La confezione che ho preso sul sito oddio, aspetta, come si chiama? Lentiamo, è una confezione con contenitorino per le lentine, liquidino delle lentine e una pinza diabolica che non ho mai utilizzato, mi fa paura. Poi, ombretto nero della Wycon, nero opaco, questo è il numero 02, non so perché leggevo 32. Poi, le mie perle di Guerlain, una confezione piccina piccina che mi ha regalato una mia amica, poi le ho sballottolate a destra e a sinistra, sono piene di polvere. Mamma come profuma. Poi la trousse della Pupa, la Flower in Red, aiuto, apriti, di cui lo sapete adoro e devo finire, non so se si vede, non mi voglio sporcare, non mi voglio accecare comunque il fard, mi piace troppo questo colore. Marroncino rosato mi regala un bellissimo effetto sul viso. Le salviettine asciuga sebo della Wycon, che ancora devo capire. Dell'Astra la terra compatta per il contouring, la numero 02. E infine, sì, è finito il balsamo labbra della Wycon Nude Coco, quindi quello a profumo di Cocco. Che bel profumino. E questo è tutto ciò che mi sono portata a Siena, non c'è più nulla, ci sono forse niente, non ci sono niente. Ok, io spero che questo video vi abbia tenuto un po' di compagnia e se avete visto le recensioni spero che vi siano state utili. Io vi mando un grosso bacio e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazze, ciao ragazzi, in gamba!